Era il 12 maggio 2013 quando il Trapani Calcio raggiunse una storica promozione in Serie B e vediamo in primo piano, eccolo qui, il centrocampista alcamese Giuseppe Pirrone, qui al centro e andiamo ad intervistare i suoi familiari. Pirrone ora gioca nell'Ascoli. Non si preoccupi, signora, già ho messo il play e quindi partiamo per conoscere i familiari di Giuseppe Pirrone. Vogliamo partire intanto dalla mamma e dal papà, ma qui vicino abbiamo la sorella, La sorella giusto? Tu ti chiami? Marilena. Marilena. Accanto? Chiara. Chiara. Chiara, che sei? E, qui è una persona che mi sembra di conoscere perché gioca nell'Alcamo, giusto? Giusto, giusto, Francesco. Francesco, Benissimo. fratello. Anche tu giochi a centrocampo. Anche io, sì. Quindi nel DNA avete, ecco, questo ruolo, mi pare di poter dire. Sicuramente. Ed ecco qui la madre, la signora Enza, benissimo. Enza di cognome? Pirrone, mi Sì. chiamo Ecco, pure Pirrone. questa è una bella curiosità, insomma. Come suo marito, che si chiama invece Isidoro, Pirrone. Isidoro. Allora, signor Isidoro, e qui abbiamo, Rosaria, la cognata. ecco, che è la moglie di Di Francesco. Francesco. Questa, ecco, bella bambina che abbiamo qui, È Simona. Simona, ecco, Tutto Simona, ciao Simona, eccola qua, benissimo, un saluto, ciao, ciao. E allora, perché questa intervista? Perché vogliamo, ecco, conoscere intanto la famiglia di un giocatore che attualmente milita Vogliamo nell'Ascoli. farli. Parlare del papà, insomma, questa è una passione che si tramanda quindi di padre in figlio, perché lei giocava pure a Diciamo calcio. a livello amatoriale ho fatto pure qualcosa io, sì. Ecco, che anni erano? Che anni erano? Erano gli anni, diciamo, quando era piccolo, siamo arrivati agli anni 70 in poi, diciamo, 15 anni, però sempre 12 anni avevo quando ho iniziato a giocare. Anni in cui l'approccio con lo sport era sicuramente diverso, no? Diverso è che i genitori non volevano che uno andasse a giocare, perché avevamo questo problema in quei periodi. Signora, questa passione di Giuseppe, per il calcio, com'è nata? Che età aveva lui quando ha dato i primi calci a un pallone? Aveva 5 anni, l'abbiamo mandato alla scuola calcio perché c'era il fratello maggiore Francesco che giocava. Allora lui cominciò allora, avere questa passione, voleva andare alla scuola calcio. Perché E Francesco è sì, dell'81, lui invece 5 anni. l'86, ecco. Da come lo sta dicendo, è come se avesse rotto qualcosa a casa, lo mandiamo alla scuola calcio. No, no, Capita a tutti i lui bambini, la può sua capitare. passione da piccolino non era tanto il calcio, giocava perché c'era il fratello maggiore, ma di più con le biciclette. Da piccolino Motori, aveva biciclette, sì. motori, biciclette, queste cose. Poi, così all'età di 5 anni, cominciò a giocare un pochino con il fratello, allora l'abbiamo portato alla scuola calcio, dove andava Francesco. E poi Cioè, è che è stato un successo, esempio, insomma? diciamo, Francesco per lui, anche negli anni. Quindi è esplosa questa grande passione per questo sport. E quando avete capito che effettivamente lui poteva sfondare nel Non calcio? è che si capisce, noi intanto abbiamo mandato la scuola qua, il calcio per frequentare un ambiente pulito e toglierlo dalla strada. La prima cosa essenziale era questa. Poi, L'Alcamo, giusto? sì, Nell'Alcamo, adatto. quindi. La cosa più importante era questa. Poi crescendo, se diventano bravi, vanno avanti, meglio così, se no niente cioè non era proprio il fatto che uno deve diventare cacciatore quando va alla scuola calcio, giusto? Noi la pensavamo così, intanto deve essere un punto educativo per i giovani, questa è la cosa più importante. Poi se c'è qualcuno che esce fuori perché gioca bene, perché diventa bravo per un motivo o per l'altro, allora tutto va bene così. Quindi ripercorriamo un po' la carriera velocemente, ecco, di Sì, lui, questo vostro come figlio. aveva detto mia moglie, a 5-6 anni è andata alla scuola calcio. Poi piano piano ha fatto tutte le giovanili, poi finito le giovanili dell'H, mi è andato alla Folgore di Castelvetrano. Dalla Folgore di Castelvetrano in eccellenza hanno vinto il campionato subito e hanno fatto un campionato di Serie D. Poi subito dopo è andato nel Campobello di Campobello. Mazara e ha fatto un altro campionato di Serie D. Poi a Ragusa. Un anno di Ragusa e poi dopo l'anno di Ragusa è andato l'anno
a Bari, che il Bari era in Serie B, e il Bari l'ha dato al Manfredonia in C1. Già, diciamo, a 20 anni lui già ha fatto 17 presenze in C1, poi ha giocato a Manfredonia per 3 anni, per altri 2 anni oltre quello, era diventato pure il capitano del... Poi il Manfredonia è fallito ed è venuto qua a Trapani, dove ha giocato per altri 4 anni. Allora, ha fatto tutta la trafila dalla C2 fino alla Serie B con il Trapani, e ha giocato un anno di Serie B con il Trapani. Mm-hmm. Il secondo anno poi se n'è andato ad Ascoli, poi è il secondo anno che gioca con l'Ascoli, questo. Mm. Questa è tutta la sua... Poi nel frattempo si è sposato, giusto? Certo, si è sposato, ha una bambina. Anche una bambina, sì. E quindi... Carla si chiama. Carla, la moglie Serena, di dov'è? Serena Piazza, sì, di Alcamo. Anche lei alcamese. Le piccoline quindi, sono fatte per tanto. Cosa vi raccontano da Ascoli? Si trovano bene? Sì, bene. Poi Ascoli è una bella cittadina. Ogni quanto torna vostro figlio qui? Ci andiamo a volte a trovarlo noi. Andate voi, ecco. Noi le seguite tutte le partite, diciamo, perché parte voi siete qui impegnati, ecco, in questo ristorante che voi... Ecco, mi viene difficile a me, però ogni tanto... Ecco, siamo qui nel ristorante che voi gestite, giusto? Il vostro ristorante. È quindi difficoltoso andare. Ecco, lui viene ad aiutarvi forse d'estate? Com'è? D'estate noi chiudiamo, quando lui non lavora non lavoriamo neanche noi, quindi ci passiamo le ferie assieme. Questo. Ok, la signora cosa ci può dire? Soprattutto dal lato umano, oltre che sportivo, vogliamo parlare un po'... Ecco, come Giuseppe con la sua personalità, non so questo. Com'è abbastanza riservato, molto calmo. Sì, lo siete anche voi, mi sembra, perché prima di fare questa intervista eravate un po' restii, però ecco, sì, noi apprezziamo, non sempre siamo persone giustamente riservate. A queste cose, quindi, abbiamo sempre lavorato queste cose, magari noi abbiamo... Anche questo vi fa onore, però sta, penso, venendo una bella chiacchierata. Dobbiamo dire che anche Francesco, che ripeto, gioca nell'Alcamo, segue la gesta quindi di questo suo fratello con orgoglio, no? Insomma, sei molto legato. Anche Francesco ha giocato pure in categorie superiori. Sì, anche Francesco, insomma, la sua esperienza, ci vuoi ricordare appunto la tua esperienza calcistica? Sì, ho cominciato qua ad Alcamo quando avevo 18 anni in eccellenza, sì. prima avevo fatto 3 anni di settore giovanile con il Trapani, poi 3 anni in eccellenza con l'Alcamo, poi 2 anni di Serie D a Marsala, poi 1 anno di C2 a Potenza, dopo Potenza Trapani Serie D, poi Ragusa Serie D, Sapri Serie D, 2 anni di Vibo in C2, Noto Serie D, poi di nuovo Marsala, Mazzara, Alcamo, qualche campionato, qualche squadra l'ho girato, diciamo, però chiaramente adesso vado verso i 35, quindi diciamo adesso si comincia un pochettino a... Tu sei molto legato alla maglia bianconera e vorresti magari raggiungere qualche risultato di prestigio qui ad Alcamo, eh? Sarebbe bello, però quest'anno le cose non stanno andando per come speravamo, però cercheremo in tutti i modi di migliorare questa situazione. Mi ricordi il tuo nome, allora, tu ti chiami? Chiara. Ecco, Chiara, tu vorresti giocare o giochi già a calcio? È uno sport che ti piace? Io? No, ecco, già da questa faccia che stai facendo, forse già pratichi altri sport, altre discipline? Cosa ti stai cimentando? No. Però papà forse mi dovrebbe scrivere al nuoto. Insomma, anche questo è uno sport molto, molto bello. Conosciamo anche la sorella, ecco, ci ripeti il tuo nome, grazie. Marilena. Allora, Marilena, cosa ci puoi dire? Qualche aneddoto magari? Qualche racconto di mio fratello. Sì. Non ho molti racconti, soprattutto quando eravamo piccolini, perché poi... Comunque all'età di 16 anni lui già era fuori casa, quindi racconti un pochettino... Tu sei molto giovane, insomma. Sì. Giocare insieme, giocavo anche con loro a calcio, a casa. Quindi tu fai sport attualmente? No. Di cosa ti occupi? Lavori? Lavoro qua al locale, insieme alla mia famiglia. E da piccolino ho fatto danza.
È durato poco, non hai proseguito, insomma, no. Ti dedichi quindi al lavoro. Allora, sì. Qui, insomma, siete una famiglia affiatata, ecco, sì, ci pare di capire che siete molto uniti. Un commento anche da parte della, cognata, no? Che dire, che siamo contenti e soddisfatti giustamente per il percorso che sta facendo Giuseppe. Sì. L'unico neo giustamente è la lontananza, perché giustamente la nipotina non c'è e la vediamo, anzi non la vediamo, viene una volta al mese, diciamo, magari che viene con la sua mamma, però per le festività natalizie magari sì. Ci sarà, però c'è la soddisfazione almeno che lo vediamo in TV, ecco. Come vivete le partite, almeno quando le guardate in TV, quando siete allo stadio, se avete la possibilità di andare allo stadio, come le vivete? È un po' diverso, diciamo. Sono due esperienze diverse. Certamente, ci appassioniamo lo stesso, tutto davanti allo stadio è più bello. Ad esultare se fanno cose bene. C'è sempre un po' di ansia, tensione al momento che si guarda la partita. Quello che gioca non la sente l'ansia che abbiamo noi, perché i genitori veramente guardano. Lei quindi signor Pegione, lei tifa per l'Ascoli in questo momento? Io tifo dove c'è mio figlio. Lo stesso può dire alla signora? Certo. Quando era Trapani tifavo per il Trapani. Non è che Trapani è sempre simpatizzante, comunque, perché uno, dove sono stati i miei figli, uno li guarda sempre con un occhio. Le segue tutte queste squadre dove sono state loro. Anche se lei... Anche che per ora non ci gioca, però uno le segue sempre, tutte le squadre da Cuba, dove sono state. Mi diceva prima che simpatizza per l'Inter, ho capito. Ah, vabbè, queste cose da ora che più per l'Asco. Simpatizzante. L'Inter l'ha messa da parte. Lei ha messo da parte qualche altra squadra? No, io assolutamente. E Francesco... non vogliamo metterlo in difficoltà perché lui gioca nell'Alcamo, però ci può dire forse se ha qualche squadra in simpatia, magari qualche squadra, qualche altro club, nel senso, tu da piccolo avevi un debole per qualche squadra, che so, di Serie A o di Serie B, sì, che so. per la Juve. Mi era innamorato di Baggio. Di Roberto Baggio. Magistri, più che altro. Adesso sei sempre juventino, giusto? Ma diciamo che col passare degli anni poi non ho... Simpatizzante. Tu, Marilena? Interista, però. Ah, interista. Come il papà. Ecco. A differenza nostra, però, mio fratello non ha una squadra, non ha mai avuto una squadra simpatizzante. Vabbè, lui ormai è un professionista, quindi giustamente cerca di dare il massimo per la squadra in cui gioca. Bene, concludiamo, ecco, questa intervista dicendo, domandandovi appunto se questa sfida con il Trapani in qualche modo vi crea un po' un contrasto interiore, no? Perché certamente la squadra ultima dove ha giocato lui, noi lo seguiamo il Trapani, noi seguiamo il Trapani, seguiamo l'Ascoli, logicamente per ora tifiamo per l'Ascoli. Questo è il discorso, pure se trova un po' in difficoltà per ora l'Ascoli, quindi ha bisogno più di punti l'Ascoli che è Trapani. Quando verrà a giocare qua ci andremo a Trapani, penso. Andiamo a vedere la partita. Bene, magari poi quando anche lui sarà qui ad Alcamo, se c'è la possibilità di intervistarvi tutti assieme, sarà un'occasione sicuramente gradita anche per chi ha il piacere di seguire queste video interviste. Vogliamo domandare in particolare alla signora Pirrone il rapporto speciale che c'è tra madre e figlio. Con Giuseppe, insomma, c'è tuttora un rapporto di serenità, ma lei è contenta e felice del fatto che lui sia calciatore o si aspettava che intraprendesse un'altra carriera? No, io sono contenta che lui fa il calciatore, ha raggiunto questo livello, certo fa piacere una mamma. Da piccolo gli piaceva sempre giocare a pallone, con lo studio il rapporto non è stato mai molto sereno, perché il pomeriggio faceva gli allenamenti, si impegnava nel calcio, quindi magari l'indomani a scuola non era preparato. Lui però è riuscito a diplomarsi. Si è diplomato. Okay. In che cosa? Ce l'ha fatta, ragioniera. Benissimo, e comunque... Ce l'ha fatto comunque...
Ci siamo riusciti. Suo marito intanto è impegnato con il lavoro, quindi vi lasciamo alla vostra attività, che avete qui un ristorante da portare avanti. Per noi è lavoro questo. Sì, sì, sì. Come per lui è lavoro e calcio, per noi abbiamo questo. Quindi... Benissimo, allora ci aggiorniamo magari per, spero, la prossima intervista, quando lui si farà vedere da queste parti. Che dici? Ma a Natale così, ma so che a Natale non verrà, verrà dopo, perché forse giocano nel periodo di Natale, Capodanno farà ad Alcamo. Va bene. Che ci ha detto momentaneamente. Grazie intanto. Grazie a voi. A presto. Arrivederci.